Buongiorno da Niccolò Staccioli, la cronaca. Nell'ultimo weekend a Senigallia sono state elevate sanzioni da parte dei carabinieri per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 6.300 euro. Oltre a quelli legati alla strada, sono aumentati i controlli anche alle condotte illecite, da quelle dei più giovani all'abuso di alcol. Due uomini sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, il primo a Montemarciano, dove un 49enne ubriaco stava litigando con alcune persone, il secondo a Senigallia, con un 41enne fanese, anch'egli ubriaco, che stava creando fastidio in luogo pubblico. All'alba di lunedì i carabinieri di Senigallia hanno fermato un'auto che procedeva contromano su lungomare Alighieri. Alla guida un 19enne residente in Lombardia, in macchina con degli amici. All'etilometro è risultato con un tasso di 1,03. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, il giovane è stato sanzionato per guida contromano e per guida senza patente, perché mai conseguita. L'auto, tra l'altro, era stata presa a noleggio. Numerosi controlli anche della polizia locale di Senigallia, che ha ritirato tre patenti ad un 19enne di origini pakistane perché stava guidando un veicolo con potenza superiore a quella consentita ai neopatentati, ad un 40enne perché guidava un veicolo con patente senegalese nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno, e ad un 67enne di Arcevia risultato positivo all'etilometro con un tasso doppio rispetto al consentito. Sono continuati anche nel weekend i controlli ai parcheggiatori abusivi nella zona del centro e a ridosso del lungomare, controlli anche alle soste selvagge, in particolare sui posti auto riservati ai disabili, sugli attraversamenti pedonali, davanti ai passi carrabili e sulle piste ciclabili. Passando alla cultura, prosegue 20.000 righe sotto i mari in giallo. Martedì 22 agosto, nella seconda giornata del Festival del Noir e del Giallo Civile di Senigallia, ospite Mario Di Vito e il suo libro sull'omicidio Peci. L'autore converserà con il giornalista Carlo Pagliacci. Appuntamento alle 18.30 ai giardini della Scuola Pascoli. Per queste ed altre notizie, viveresenigallia.it.